adesso, come ogni settimana, ci rechiamo a San Gabriele perché c'è l'amico Nico Centurame che... che ha preso residenza lì. è vero, è proprio così. Nico è sempre presente, ogni domenica, perché ricordiamolo, c'è la diretta della messa proprio da San Gabriele, che va in diretta su Rete 8, quindi è il nostro Nico Centurame è lì sempre pronto. E poi racconta di questa famiglia, no? Dei padri passionisti di San Gabriele, quindi ogni settimana noi scopriamo un nuovo luogo, scopriamo una nuova storia, degli approfondimenti, ci raccontano tante storie interessanti. Abbiamo visto anche il museo degli ex voto proprio la scorsa settimana. Quindi tante storie che si intrecciano in questi luoghi. E allora quindi andiamo subito a scoprire cosa ci propone oggi Nico Centurame. Bentornati a Di Pomeriggio. La gioia che provo nel cuore nel incontrarvi e nel trovarci di nuovo insieme davvero possa entrare nelle vostre case e possa stare con tutti voi. La gioia di San Gabriele davvero vi possa donare serenità in questi giorni che state vivendo. Io ci ritroviamo di nuovo in questo ambiente del museo degli ex voto di San Gabriele, dei pellegrini che sono venuti, che hanno lasciato qui tanti segni di devozione, di amore, di riconoscenza per come sono stati aiutati. Volevo farvi notare un particolare di un ex voto che è presente nel museo. Anzi, c'è una foto che noi abbiamo nel nostro archivio dove ritrae proprio questa stanza con una presenza di bare funebri che anticamente portavano al santuario come segno di riconoscenza. E come mai questo oggetto così per noi lucubre, che meno lo vediamo meglio stiamo? Perché anticamente, quando le famiglie non potevano permettersi di poterle acquistare, nel momento in cui il medico diceva guarda che questa paziente ha una malattia che la porterà sicuramente alla morte, la famiglia faceva subito i primi sacrifici, metteva da parte dei soldi fino ad arrivare a poter acquistare il feretro, la bara, da poter conservare poi sotto il letto nel momento in cui poi la malata veniva presa dalla malattia e moriva, tiravano fuori la bara già pronta per poterla tumulare. E poi nel frattempo molti si affidavano alla preghiera a San Gabriele e ricevevano la grazia, e di quella bara che fine gliene facevano la portavano al santuario. Ora qui abbiamo un quadro dove ricorda proprio una di queste, si trova in alto, c'è scritto dalla morte alla vita. Se lo guardate fa vedere proprio questa immagine di un feretro, di una bara, cioè anche questo era un segno di riconoscenza che quella lì doveva essere utilizzata per una persona e invece è stata affidata al santuario. Quindi oggi ci sono soprattutto questi ex voto, che sono questi cuori che vengono portati con la scritta GR, grazia ricevuta, e ne sono tantissimi che arricchiscono questo museo con questo luogo di riconoscenza, di amore. Ogni cuore è un cuore di una persona che ringrazia per averli salvati da qualche situazione di prova, di difficoltà. Qui c'è un'altra immagine di un ragazzo, c'è un disegno realizzato che cade all'interno di un contenitore, si vede che evaporava l'acqua, quindi era acqua bollente, che cade all'interno quel bambino e rischia di morire, e San Gabriele che interviene. Anche questa è un'immagine che veniva utilizzata per poter raccontare nelle immagini, senza scrivere molto, quello che è accaduto e come San Gabriele sia intervenuto, come abbia salvato. E tanti altri ci sono miracoli che vengono
descritti e raccontati letteralmente, portando anche addirittura le fotocopie delle cartelle cliniche. Ora continuiamo la nostra analizzare questi pannelli della vita di San Gabriele. Noi la scorsa volta ci siamo fermati a raccontare che in una serata, nel tornare da una serata di gala con la sorella Maria Teresa, che smarrisce la spilla e che Francesco con il suo amico iniziano a cercarla per tutto il tragitto per poterla riconsegnare alla sorella, per far tornare di nuovo sul suo volto il sorriso e la serenità. E qui troviamo anche un'altra immagine, un'immagine particolare della vita di San Gabriele, perché lui era un ragazzo che amava andare a caccia ed era lo sport di consuetudine che si faceva a quei tempi, ed era molto bravo. Mentre un giorno stava camminando su per la montagna, mentre andava in caccia, ecco che cade e parte accidentalmente il colpo che lo ferisce, e lì riconosce un miracolo perché si è scampato da quell'incidente che poteva rimetterci la vita. E in queste sue scampagnate che faceva in montagna con gli amici nella caccia, su sopra le montagne di Spoleto trova anche un eremita, e spesse volte andava da questa eremita proprio per parlargli dei propri animi, della propria propensione che aveva nel proprio cuore, i travagli, le difficoltà che un giovane adolescente prova nel suo cuore. Lui si confrontava continuamente con un eremita che si trovava sopra le montagne di Spoleto, dove erano parecchi luoghi nell'Umbria dove c'erano questi eremiti, e lui continuamente andava a far visita proprio perché aveva questo grande desiderio di confrontarsi, di aprire il cuore. E questo ci insegna San Gabriele che ancora oggi noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento, di avere un sacerdote con cui poter parlare. E noi qui nel santuario siamo tanti sacerdoti che siamo qui, aspettiamo per incontrare le persone che vengono. Molti davvero portano con sé tanto un fardello di preoccupazioni, di ansie, di difficoltà, e noi siamo disponibili per ascoltare, per dare una parola, spezzare la parola di Dio, per aiutare a trovare quella luce che San Gabriele è riuscito a trovare nella sua vita. Ma a un certo punto, di fronte a questa sua vita che sembrava che poteva portare chissà quale carriera, quale realtà, arriva un momento molto duro e difficile. All'improvviso muore la sorella Maria Luisa, che era la più grande, che era diventata la seconda mamma e che lui confidava, con lui sentiva davvero l'affetto. E questa morte della sorella, quando lui aveva 18 anni, lo porta a riesaminare tutta la sua vita. Che senso ha la mia vita? Dove devo andare? Che cosa vuole il Signore dalla mia vita? Di fronte a tutta alla sofferenza, al dolore, lui si ribella e rimane completamente in conflitto con se stesso. Da una parte sente la voce di Dio che lo chiama a guardare ai valori, ai sensi più importanti della sua vita, e dall'altra sente l'espressione della sua giovinezza nel vivere nella serenità, nel divertimento con i compagni ogni giorno. E cosa succede? Durante questo momento di crisi e di prova, ecco che lui incontra, partecipa a una processione, stava di lato, non partecipa in un modo proprio attivo, ma guarda passare davanti a sé l'immagine, l'icona della Madonna di Spoleto. E durante questa processione lui faceva capire che ebbe una locuzione interiore, cioè sente nel suo cuore profondamente la voce di Maria che gli dice: Checchino, cosa fai nel mondo? Il convento ti aspetta. E da lì in poi inizia a entrare nel suo cuore una nuova luce, una luce dove lo porterà a fare poi delle scelte fondamentali nella sua vita. Da questa immagine, che abbiamo ripercorso un tratto della vita di Gabriele,
Vorrei lasciarvi per questo messaggio di fidarsi totalmente del Signore, anche nei momenti più difficili, nei momenti della prova, che dove vediamo soltanto nero, dove vediamo che le situazioni che sembrano che ci crollino addosso, dove non ci danno nessuna speranza, non allontaniamoci dal Signore. Apriamo il nostro cuore alla grazia del Signore e aspettiamo da Lui una sua parola, cerchiamo di aprire i nostri occhi per poter riconoscere quello che il Signore ci sta dicendo, e questo ci aiuterà davvero ad avere giorni totalmente diversi, a ritrovare la forza, a ritrovare l'entusiasmo per poter dire sempre con gioia sì al Signore alla nostra vita, come ha fatto questo giovane Gabriele, che noi siamo così innamorati, così devoti di lui, e a lui chiediamo protezione e sostegno. Dobbiamo anche guardare anche il suo travaglio interiore di fronte al dolore, alla sofferenza, agli insuccessi, come è riuscito davvero a far entrare la luce della grazia del Signore nella sua vita. È l'augurio che vi mando, e vi mando anche la mia benedizione a voi tutti cari che state a casa. Ciao a tutti, e mi raccomando, tornate a trovarci.